la necessità quindi, proprio per questi motivi, di avere oggi un'Europa capace di decidere, ma allo stesso tempo un'Europa che così com'è non va, perché non è applicata la sussidiarietà, perché le istituzioni sono fredde, sfociano nella burocrazia, nel burocraticismo, non ci consentono oggi di quell'Europa che parli ai cittadini, risolva i loro problemi e sia in grado di essere vista, come abbiamo tentato all'ultimo vertice europeo. Perché quella battaglia sulla disoccupazione giovanile, con i risultati che sono venuti, che dovremo applicare e dovremo continuare, perché il tema dei giovani, del ruolo dei giovani, è un tema centrale e essenziale. Ma perché non si può far sì che i vertici europei parlino di sigle astratte che non si capiscono, che sono incomprensibili, e non parlino dei problemi dei cittadini? La necessità quindi di far sì che si parli di sviluppo, di lavoro, un'Europa che parli di lavoro, che crei lavoro, che aiuti a creare lavoro, accanto al rigore nei conti pubblici, che c'è, ci vuole, perché nessuno di noi vuol fare debiti. Abbiamo imparato nel passato, fare debiti e fare deficit vuol dire scaricare sui nostri figli, e siccome nessuno di noi nella sua famiglia farà mai di scaricare i propri debiti sui propri figli, perché lo dobbiamo fare tutti insieme come paese, come nazione?